Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente c'è un pochino di sole, fa freddino, c'è un po' di vento, ma appunto c'è un po' di sole. Quindi ho pensato bene di tornare in quella di Badurach per appunto farvi vedere un pochino quello che si può vedere sia in città, ma non è questo il caso, sia appunto un po' in giro, visto che per l'appunto ci sono delle gran belle passeggiate da fare. Appunto in questo momento sto andando verso le cascate e poi spero di riuscire a salire al vecchio castello, mentre successivamente sempre in questo video vi farò vedere un pochino cosa c'è da vedere in città. Quindi direi che vi lascio ad un po' di immagini e ci vediamo più tardi. E dopo avervi portato proprio sotto alla cascata, peraltro vi do un consiglio: se dovete venire, veniteci quando appunto ha piovuto da poco, in modo tale da vederla nel pieno del suo splendore. Per l'appunto adesso è da un po' che piove, a tratti diciamo così, che c'è tempo un po' brutto, per cui è il momento ideale appunto per vederla bene. Una bella camminatina, poi avete la possibilità di salire sopra proprio alla cascata dove c'è proprio il salto, e sempre lì sopra c'è appunto un chioschetto. E adesso continuo la mia passeggiatina per un altro paio di chilometri in salita per raggiungere appunto le rovine del castello. Adesso speriamo di farcela. Bene, avete visto anche
le rovine, ammetto che è stato un pochino più difficile del previsto raggiungerle perché gli ultimi 700 metri erano parecchio in pendenza in salita, ovviamente, però comunque sia, diciamo che il panorama di cui si gode da lassù è veramente impagabile, ripaga di tutta la fatica che fate per raggiungerlo. Io adesso sto scendendo, ho appena fatto un bel po' di discesa per la gioia delle mie ginocchia che sono già un po' doloranti per via del lavoro, ma va bene così. Adesso appena raggiungo, diciamo, la strada asfaltata e quindi non i sentieri, stoppo Relive e dopo questa breve spezione di parlato vi metto appunto il breve videino di Relive in maniera tale da farvi rendere conto anche del giro che ho fatto, chilometri, altitudine. Il passo non contatelo più di tanto perché io sì cammino veloce, ma poi mi fermandomi a fare foto non conta molto. Dopo appunto questo spezzone di Relive ci sarà appunto una breve visita alla cittadina qui di Badurak. Avete già visto le terme nel qualche video fa e appunto vi faccio vedere un pochino com'è la cittadina. So già che non è niente di particolare, niente di entusiasmante, non è una grossa città, però è abbastanza particolare e caratteristica, un pochino come vi avevo detto per Münsingen in un video dell'anno scorso. Quindi direi che ci vediamo tra poco, a dopo. Cosa che non vi ho mai detto è che per risparmiare, se volete, dovete andare dai fornai, tanto per capirci, Käse Pretzel, quindi pretzel al formaggio, 1,55 € e vi fate uno spuntino per cena gustoso e decisamente a buon mercato. Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale in maniera tale da non perdervi i prossimi video dalla Germania e non solo. Se volete seguirmi nelle mie avventure in diretta trovate i link in tutti i miei social qui sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.